in questo numero di Turismo Magazine. L'Italia dei borghi vale 5 miliardi. A Roma la mostra Figurazione anni 60 e 70. Concerto a Piazza Navona per l'apertura della cripta di Sant'Agnese. I borghi d'Italia, con 9 milioni di visitatori, contribuiscono per oltre 5 miliardi di euro all'anno all'economia italiana come attrazione turistico-culturale. È quanto emerge da un'analisi di Deloitte, secondo cui i visitatori complessivi sono stati nel 2022 quasi 9 milioni, per un totale di 21 milioni di pernottamenti. Si stima che il turismo nei borghi abbia sostenuto nel 2022 oltre 90.000 occupati e abbia avuto un importante effetto positivo sulle entrate fiscali a livello nazionale, pari a più di 2 miliardi. I settori maggiormente impattanti sono alloggio e ristorazione, commercio e trasporti, beneficiando di circa il 60% dell'impatto totale. Le località certificate dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia sono attualmente 362, diffuse su tutto il territorio nazionale. A fronte dell'impatto economico e sociale evidenziato, i borghi sono però caratterizzati da un accentuato fenomeno di spopolamento, molto maggiore rispetto alla media dei comuni italiani. Il Ministero del Turismo sta investendo nel settore con il recente finanziamento da 34 milioni per i 101 comuni. Una mostra sugli anni 60 e 70 che si propone di intercettare il nuovo interesse internazionale per la pittura e la scultura attraverso artisti che hanno segnato due decenni di grande vitalità. Si chiama Figurazione anni 60 e 70 e l'esposizione è curata da Lorenzo ed Enrico Lombardi, che sarà ospitata nei musei di San Salvatore in Laura a Roma fino al prossimo 21 luglio. A promuoverla la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta da Alessandra Taccone. Questa mostra la trovo estremamente raffinata, sono molto fiera ed orgogliosa oggi di poterla inaugurare, peraltro in una qualità di neopresidente della Fondazione Terzo Pilastro, avendo ereditato da pochissimo un testimone tanto prestigioso quanto di grande responsabilità dal professor Emanuele. Questa mostra è stata voluta in realtà da lui, è stato lui che l'ha desiderata tanto e che tra tante difficoltà sono felicissima di essere riuscita a portarla quindi a compimento. Il percorso espositivo è articolato in 4 sezioni, appena si entra c'è un benvenuto, un'accoglienza con due Guttuso che sono meravigliosi, mentre sullo sfondo si vede una parete dedicata ad Ennio Calabria, a cui la mostra è dedicata, recentemente scomparso, con accanto di Pirandello. Andando avanti ancora il percorso in questa magnifica sede espositiva di San Salvatore in Lauro, di questo complesso monumentale così bello e così magico, andando avanti quindi ci sono due tele di De Chirico per poi terminare, come vedete alle mie spalle, con due splendide opere. Ovviamente ci sono tanti artisti, pittori e scultori, ci sono anche 7 scultori che completano questa esposizione, in tutto per un totale di oltre 60 opere. La mostra, realizzata da Poema S.p.A. in collaborazione con il Cigno Arte, prosegue il ciclo di progetti espositivi dedicati dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale all'arte di figurazione in Italia. È un percorso di progetti espositivi che termina oggi con questo terzo progetto espositivo. Il primo fu a Via Margutta con la Galleria Monogramma, con Giovanni Morabito, ebbe un grande successo. Ancora l'anno scorso abbiamo esposto all'Auditorium della Conciliazione, sempre con gli stessi curatori di questa mostra, Enrico e Lorenzo Lombardi, una mostra dal titolo anni 60 e 70 a Milano. Quindi questa, diciamo, è una conclusione con gli stessi curatori. Sono felice di inaugurarla oggi in qualità appunto di nuovo presidente e di aver comunque esaudito un desiderio del presidentissimo Emanuele. Le note di Vivaldi e Handel sono risuonate nella chiesa di Sant'Agnese in Agone e nell'intera piazza Navona a Roma in occasione del concerto dell'Accademia Barocca di Santa Cecilia, diretta dal maestro e violino solista Boris Begelman, con Sara Blanc soprano e Andrea Lucchi alla tromba. Il concerto evento promosso dal gruppo We Build è stato proiettato in diretta sulla facciata di Sant'Agnese in Agone per celebrare il recente restauro della cripta e l'intervento finanziato dal gruppo We Build in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, l'amministratore delegato di We Build, Pietro Salini. L'occasione di fare qua un concerto nasce perché abbiamo visto questa cripta, abbiamo fatto l'illuminazione di questa cripta
perché non si poteva più vedere, non si poteva fruire, ed era una cosa molto bella. E qui c'era una storia del culto. Abbiamo rimesso a posto questa chiesa e abbiamo pensato di celebrare facendo un altro concerto.